Escavatori in moto e operai in fermento dopo uno stallo prolungato che aveva creato non pochi malcontenti sia tra gli abitanti che tra le forze politiche della città. Da alcuni giorni sono ripresi i lavori nell'area dell'ex distributore di carburanti di Viale Gramsci, sullo scavo ancora aperto che riguarda il tratto di condotta idrica danneggiata durante i lavori di bonifica. Una condotta, quella in questione, di generose dimensioni che serve un ampio tratto di città fino alla stazione ferroviaria risalente ai primi del Novecento, di antica concezione, che per l'erosione delle acque e la pressione dei giorni d'oggi ha mostrato tutta la sua criticità. Da ASET ci fanno sapere che per ultimare i lavori del costo di 100.000 euro saranno necessari approssimativamente una trentina di giorni e nello scavo verrà posizionato un corrugato ad hoc e a sua protezione messo in posa un manufatto in cemento. Una volta terminati i lavori, incompatibili in contemporanea con quelli di bonifica, il cantiere verrà riconsegnato alla Sindial che sta bonificando il sito per conto di Eni e si potrà così procedere a ciò che in gergo tecnico viene chiamata la tipicizzazione dell'intervento, ovvero capire, in base al tipo di sostanze inquinanti, alla profondità e vastità dell'area interessata dallo sversamento di idrocarburi, la tipologia di bonifica da attuare.